Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi stranamente, perché praticamente su questo canale le distanze non lo portate credo mai, siamo in distanze che adesso praticamente tra poco vi dico come si chiama. Aspettate giusto un attimino. Dark Earth Ticket, non so effettivamente come cazzo si legge, perché Ticket è senza H in mezzo, quindi non lo so, però vabbè. È un'eroica, perché sono finalmente arrivato a un item level decente, giusto per arrivare a fare l'eroica, perché praticamente le normal fanno cagare, cioè droppano cose veramente pietose. Quindi è inutile che mi metto a fare le normal, mi fanno schifo al cazzo. Facciamo un po' di Blaystorm violento. E quindi niente, speriamo semplicemente che ci vada a droppare qualcosa di carino, perché mi sono rotto le palle di avere un item level così basso. E mi cagano. Ah, hanno grado il boss questi stronzi? No. No, scherzavo. Questo vi fa capire quanto so di questa istanza praticamente. Pensavo che questo era il boss, pensavo. Oh, ce la facciamo ammazzare queste merde qui? Su! Un po' di focus, ragazzi. Focus. Abbiamo un tank relativamente cazzuto che va avanti fiero, senza fermarsi mai praticamente. Speriamo che il nostro healer gli vada anche dietro, perché di me succede sempre così, che i tank vanno spediti dritti e gli healer ciao, che fanno, non so, si prendono il caffè, io muoio. Che cazzo ho fatto a morire in 2 secondi, Cristo Dio? Cosa è successo? Il tank si scusa addirittura di essere lento, pensa tu. Io pensavo andava troppo veloce, ma venendo già arrestato. Oh, stiamo più attenti, non so effettivamente cosa cazzo ho sbagliato, perché ho visto la mia vita che andava tipo a picco in mezzo secondo, quindi non capisco. I pollaway sono particolarmente divertenti perché mi piace un sacco spammare Wirewind a manetta. Ah, praticamente lo scopo iniziale è di ammazzare 9 orsi, che sono degli orsi fottutamente giganteschi, perché dove cazzo avete mai visto degli orsi così grossi, Dio? Nel mondo di Warcraft non esistono in giro. Qui invece butto a capofitto, eh. Yep. E dai! Quando è bello quando metti il Blaystone in mezzo a tutta sta gente, mamma mia, favoloso! Guarda come muoio adesso, eh! Adesso si spamma tutto. Ma mi raccomando, fatevi sapere se vi piace questa cosa che sono andato in instance, se volete vederne magari di più o meno. Cioè, col cazzo, torna a fare PvP. Ok. A me ogni tanto piacicchia, eh. Non è malaccio. Mamma mia, che cazzo di bull ha fatto. Però in compenso praticamente la spell che ho sull'artefatto, che fa quella botta AOE, e mette praticamente l'effetto del Colossus Smash su tutti, e dopo sparo il Blaystorm, cioè faccio un casino. Addirittura 3 orsi insieme e più un Blaystorm se lo prendono. Ok, ce ne mancano praticamente di questi orsi 2. 2 orsi e poi non so cosa cazzo succede, però andando noi abbiamo 2 orsi. Ah, avevo tolto la webcam, GG a me. Sono molto svelto. Sto quasi per finire la campagna del Warrior. Mi è rimasta solo praticamente aspettare un giorno, perché ho questa missione qua. Questa. Un giorno e 5 ore. Quindi devo aspettare quella e basta. Poi praticamente credo che posso sbloccare la terza runa sull'arma finalmente, così mi va un po' più sui item level, perché fa schifo al cazzo adesso. Eccoli qua, gli ultimi 2 orsi. Così siamo a posto. Ah, credo che se non ammazziamo tutti gli orsi praticamente là non ci facciamo entrare. Intanto mi esplodono gli occhi. Ok, stanno succedendo cose qua dentro, se non so cosa. Ok, questo tizio si è mangiato tipo tutti. Ha sbranato mezzo mondo. E adesso noi sbraniamo lui. A saltellare, Dio mio, a destra e a sinistra questo. Easy. Questo pure sono andato, ovviamente non ci ho droppato un cazzo, come da programma, con la nostra solita fortuna. Ci sono 1, 2, 3, 4 boss. Non è sta missione alla fine, GG. Ah, ragazzi, per quei pochi che seguono la mia pagina vi invito a farlo, mi raccomando, perché ogni tanto scrivo qualcosa, magari qualche aggiornamento, roba del genere. Tipo, poi tempo fa mi ho mandato la foto del mio libro di fisiologia, che mi stavo tormentando, e finalmente ho dato questo stracazzo di esame superandolo. Quindi adesso sto un po' più libero.
e per un po' di giorni, diciamo, sì, un po' di giorni sto molto più libero e quindi cercherò di portare più contenuti se riesco, uno al giorno è un po' tanto, però più che posso, più che posso. Prometto che mi impegnerò nel farlo. Io sulla mappa ho visto questa chest qua, Spoils of Nightmare, non so effettivamente cosa cazzo è. Ok, il tank ha detto Yeshua. Shure! Nascono funghi random qui, eh. Oh fuck, fuck! Ok. Un attimo, ho preso aggro, ho rischiato la vita. Cazzo! Fanno troppi danni, Dio. Questo è il brutto di essere un melee proprio totale. Ok, andiamo a fare questa cassa qua, non so che cos'è. Ah, niente, semplicemente una cassa con un botto di risorse dentro. LOL. Così a gratis. Molto più lunga del previsto questa istanza. Oppure siamo noi che siamo lenti, non lo so. Siamo arrivati al secondo boss. Questa specie di alberone gigante mutato, infettato. Io come un coglione mi sono sparato tutti i CD prima. Devo installarmi Regound perché è una vita che non lo installo praticamente dalla pre-espansione. Che tanto ci vanno PvP alla fine il recount non è che me ne frega più tanto, perché è inutile che stai a guardare il recount sul PvP, cioè perlomeno io non lo facevo mai. Non so che utilità possa averci, boh, non lo so. Dai che ci siamo, ci siamo. Partiamo di execute a manetta. Niente, non critta mai un cazzo di niente. E critta. Fagli vedere questi 576k. Su. Easy. E non droppiamo un cazzo, come sempre. Noi andiamo fieri avanti senza tank e ci andiamo a morire infatti. No, non è vero, perché questo che cazzo è un lock? Oh la madonna, la madonna, la madonna, la madonna, la madonna, la madonna, ok. Un attimo, ho rischiato tutto. Oh, che cazzo è? Ah, oddio, se colpite le uova escono fuori questi pezzi di merda. Vabbè, hanno pochissima vita, tanto non è un problema. Là c'è un altro bel elementale rosso. Come ho fatto? Prende aggro io. Oh, non si può fare un movimento che vengono fuori immediatamente sti cosetti. Dalle uova, addio. Incredibile. Attenzione. Bel draghetto. Dresaron, Dresaron, Dresaron. Non so come cazzo si dice. Ecco, un altro coglione. Coglioncello. Questo è un coglione, questo è un coglione rosso. Comunque pensavo fossero più difficili le eroiche, invece sembrano proprio facili, cioè magari abbiamo un team decente, perché anche quello a volte fa tantissimo, anzi, no a volte, sempre fa tantissimo, perché se avete un branco di disabili, in parti è molto difficile. Però fortunatamente nel nostro caso siamo tutti con un cervello funzionante. Fuck, fuck. Porco dingero sotto. Oh. Ecco, guarda, guarda. Madonna, ho toccato ste uova di merda. Muori. E vaffanculo. E droppa, Dio, droppa. Droppa, ma è un cazzo. Ma che livello droppa? 8,25. Bella roba. Ma qui sono i tuffarsi? È un tuffo fake. Pensavo che doveva un volo di 2000 km, invece è un cazzo. Questo che è un albero gigante morto, sì. Oh, che figata. Carina questa ambientazione. Tank, riprendere aggro, grazie. Grazie mille, eh. No, perché mi sono arrivati tipo 400 schiaffi in faccia. Ok, il boss lo vediamo laggiù. Eccolo là. Quindi questo è l'ultimo pull. E poi ci facciamo il bossetto e abbiamo finito. Vediamo se riusciamo a droppare qualcosa, Dio mio. In 700 boss che abbiamo fatto. A parte sta quando ho fatto Raid Finder anche sulle espansioni passate. Non mi ha droppato un cazzo, ma penso anche voi, eh. Ok, siamo arrivati finalmente. Speriamo di non lasciarci le penne. Vai, zio, vai. Ah, qua c'è Malfurion, vedi? Ha intrappolato Malfurion questo. Allora, proverei di partire violentissimi in tutti i CD. Ora tutto a posto. Per adesso, vediamo. Ah, attenzione, sta facendo qualcosa. Non vorrei che venisse fuori. Sta tremando tutto. Mi fa sta fa crollare l'alberello. Ma perché sono l'unico stronzo a prendere danni? Ah, devo andare lontano dagli alleati. Come faccio? Impossibile!
Non posso attaccare. Cioè quella spell ti silenzia praticamente se sei vicino ai tuoi alleati. Cazzo, sono melee, cioè è impossibile. Già devo stare vicino al tank, è un alleato, quindi che cazzo faccio. Dai che ce l'abbiamo fatta, dai che ce l'abbiamo fatta. È scoppiato tutto. 300 orchiment. Ho droppato qualcosa? Le spalline, ragazzi, le spalline. Buonissimo. Con un socket. Favoloso. Top, 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 top. Artifact power, artifact power. Artifact power. Artifact power. E GG. E GG, ragazzi. Ragazzi, spero che questa gita in instance vi sia piaciuta. Noi ci rivediamo come sempre al prossimo video, che spero sarà brevissimo. Grazie mille per aver visto questo video. Ciao a tutti, ragazzi.